La presentazione a Palazzo da Curzio del libro Storia di Forza Italia, scritto da Fabrizio Cicchitto, con la presenza di Renato Brunetta e di altri parlamentari, diciamo così, a cavallo tra la Prima e la Seconda Repubblica, ha dato modo allo stesso Brunetta, economista di Forza Italia, di parlare del ritorno in campo di Silvio Berlusconi. Ecco le sue parole. Con la discesa in campo di Berlusconi alle europee si possa ricostruire un quadro democratico quantomeno normale, nella dialettica proporzionale come prevede il voto delle europee, e eliminando gli estremismi e soprattutto gli estremismi al governo di Lega e 5 Stelle. Secondo l'economista veneziano, Forza Italia può ancora dire la sua nelle prossime tornate elettorali. Dalla discesa in campo di Berlusconi all'attuale discesa in campo di Berlusconi, Forza Italia è sempre stata centrale. Non facciamoci condizionare dai sondaggi, anche perché quello che conta sono le elezioni e non i sondaggi, che più o meno sono gonfiati. Per questa ragione io sono ottimista, penso che sarà una delusione questa elezione al Parlamento europeo, tanto per Lega e 5 Stelle, e che da questa delusione possa nascere una nuova grande occasione per la democrazia italiana. E le elezioni europee per Brunetta potrebbero anche essere uno specchio importante per la politica italiana. Il centrodestra unito vince dappertutto. Se poi si vota anche in Umbria, visti i recenti accadimenti, nell'arco di uno o due anni tutta l'Italia potrà essere di centrodestra dal punto di vista delle elezioni amministrative, e questo non potrà non influire, ma anche a breve, sul governo nazionale.